Buonasera a tutti e benvenuti come sempre alla Grande Accè. Beh, questa sera vogliamo tornare su una delle problematiche del nostro territorio che penso ormai travalichi le generazioni, perché a mia memoria, e ormai la mia è una lunga memoria storica, se ne parlava già tanti anni fa, insomma, qualche decennio fa. Ma chissà, forse anche prima, perché si va nelle teche della RAI, si vanno a cercare dei filmati, ci si accorge che il problema delle infrastrutture per la provincia di Cuneo è veramente un problema che ha sempre attanagliato le imprese, il territorio, i cittadini. Insomma, siamo sempre in attesa che qualcosa si sblocchi, siamo sempre in attesa che i collegamenti diventino più fluidi. Eppure siamo un territorio virtuoso che sta lavorando bene, che opera, che produce, che guarda il futuro e si rimbocca le maniche ogni volta anche nei momenti di bassa, di difficoltà come quello attuale. Ma come mai non riusciamo ad avere quei collegamenti che potrebbero dare slancio alla nostra economia, al nostro territorio, al nostro turismo e soprattutto anche perché siamo una terra di frontiera, abbiamo la Francia a pochissimi chilometri. Eppure il collegamento, ad esempio, con la Francia, per non mettere il dito nella piaga, è sempre un collegamento difficile. Bene, per parlare di questo, questa sera abbiamo in studio gli ospiti che, bene o male, ci danno un collegamento, un riferimento con le istituzioni, perché ben sapete che alla fine le risposte devono arrivare proprio di lì. Vado a salutare i miei ospiti, Giorgio Maria Bergesio, senatore. Buonasera. Del nostro territorio, benvenuto. Grazie. Mino Taricco, buonasera, onorevole del nostro territorio. Abbiamo il sindaco di Cuneo, nonché presidente della provincia, Federico Borgna, benvenuto. Buonasera. E poi abbiamo il nostro opinionista, come sempre, Marcello Cavallo, presidente dell'Associazione Culturale Insieme, ma anche un po' il pungolatore di questo dibattito. Insieme alla sottoscritta, per riuscire a portare qualche risposta un pochino più concreta, noi speriamo, a voi telespettatori. Avremo poi come sempre il contributo esterno, ma ne parleremo più tardi. Io partirei subito sul tema. Allora, tra tutti i collegamenti che sono in divenire, perché non sono mai arrivati ad avere un risultato finale, l'ultimo in ordine di tempo, non ultimo, ma quello che più sta accendendo adesso in questi giorni il dibattito è il Tenda Bis, perché insomma il sottosegretario Margiotta ha dato delle risposte, sembra che le ruspe in questi giorni stiano lavorando già per eliminare le casermette, per fare spazio per i lavori che dovrebbero riprendere forse in primavera in tono decisamente proficuo. Ma noi intanto non ci crediamo quasi più, perché i cittadini cunesi sentono e leggono queste notizie e poi dicono: ma sarà vero? E le battute che si sprecano sono spesso queste: ma io non lo vedrò più, chissà se i miei figli lo vedranno. Giorgio Maria Bergesio, senatore, ci dia una risposta, lei che è là ogni tanto a sentire, ecco, ma secondo lei arriveranno queste ruspe davvero, ma si lavorerà? Non quelle di Salvini, no, no. Ma le ruspe quelle. Servirebbero anche quelle oggi, servirebbero anche quelle. Però diciamo che sul Tenda io credo che ANAS ha fatto un ottimo lavoro e alla fine è riuscita con l'aggiudicazione, la seconda di perché non l'ha fatta, tutto un percorso che ha portato la prima ditta a uno stato di crisi per il quale si è dovuto riassegnare la gara ed il Maco, la seconda ditta, che abbiamo applaudito perché abbiamo detto una ditta piemontese. Ecco, poi ci fino sono a qualche giorno fa sembrava che la Edil Maco, e qui bisognerebbe chiedere a Federico Borgna, hai avuto sentore, Federico, di qualcosa che andasse male, che insomma tra ANAS e Edil Maco non sembrava corresse buon sangue a un certo punto? Beh, diciamo che questo sentore è arrivato, benché... diciamo che ANAS, se non è proprio tirata per la giacca, non è che si relaziona, non è che si lancia a relazionarsi con il territorio. Il sentore che ci fossero delle frizioni c'era abbastanza chiaro. Adesso altrettanto è sentore che queste frizioni, sì, che sia scoppiata la pace, e credo che insomma i nostri amici che sono in Parlamento, che hanno un rapporto diretto con il governo, credo che abbiano informazioni di prima mano da girare al territorio. Io volevo però fare una domanda, perché tutto questo
problema del tenda è che una ditta poi lascia, l'altra ricorre, l'altra, cioè, con questi appalti alla fine sarà per un eccesso di ribasso, sarà perché poi queste ditte comunque sono tutte interessate a fare, ma poi non hanno i mezzi per. Allora, io credo che questa normativa debba essere un pochino rivista, credo che sia anche compito del Parlamento. Cioè, uno è che non è che questi ricorsi debbano bloccare tutte le opere. Due è che l'eccesso di ribasso porta a mandare in crisi poi delle aziende che danno una certa affidabilità e poi in realtà non lo sono. C'è un modo di prevenire questo per non incappare in problemi come siamo incappati come tenda, ma quasi tutte le opere pubbliche incappano in questo. Beh, questa è una bella domanda, è una bella domanda, nel senso che vale anche per il piccolo. E che quando fai la committenza di un lavoro pubblico, utilizzi denaro pubblico ed è logico che i criteri che devi utilizzare sono criteri che prevedono trasparenza, pari opportunità di accesso. Ci sono una serie di criteri che vanno e sono giusti e vanno rispettati. Queste necessità di trasparenza e di parità di accesso sono criteri che, per esempio, noi, ognuno di noi, se deve rifarsi il bagno di casa, non li utilizza. Perché quando ti devi rifare il bagno di casa, non sempre ti rivolgi a chi ti fa il prezzo più basso. Ma allora, di esagerumanente. Bravo. E secondo me nel dibattito, e non è un tema di destra o di sinistra, nel dibattito, anche quando si parla di appalti in Italia, noi abbiamo sempre il retaggio del 92, la corruzione, queste cose qua. E nelle nostre normative noi siamo molto più restrittivi rispetto a quelle che sono le previsioni normative europee. E questo secondo me è un tema profondamente politico sul quale interrogarci. Ecco, sentiamo anche Taricco. Io credo che il tema esista di, come dire, fare un tagliando alla normativa che è stata approvata qualche anno fa sugli appalti. In realtà ciò di cui stiamo parlando è di una situazione fisiologica di tagliando da fare alla normativa. La vicenda che riguarda il tunnel di Tenda è patologica, non è fisiologica. Cioè, qui siamo in presenza di un lavoro che è stato interrotto per intervento della magistratura, perché qualcuno si vendeva qualche camionata di ferro al posto che metterlo nelle costruzioni che stava realizzando. E pensa che eccezionale, questa volta non erano i politici. Poi ci sarebbe da fare dei ragionamenti su, come dire... No, e la gente, sai, che diceva che chi è che si è portato via il ferro? Sul rischio di fare qualunquismo questioni. Però qui nel merito è successo che c'è stato l'intervento della magistratura, a seguito dell'intervento della magistratura, del blocco dei cantieri e di tutto, se sia connesso a questo o ad altro non si sa, l'azienda che aveva vinto l'appalto è fallita e quindi è dovuta subentrare la seconda. Nel momento in cui si sono andati ad avviare, gli accordi per la successione, ci si è resi conto che tutta una serie di opere non erano fatte come avrebbero dovuto essere state fatte, per cui la seconda arrivata ha chiesto di rivedere i contratti alla luce del fatto che avrebbe dovuto rifare, e quindi si è aperta una trattativa molto complicata dove inizialmente la ditta seconda arrivata per subentrare alla prima chiedeva addirittura 15 milioni di euro per lavori da rifare rispetto a come erano stati fatti, e questa roba qui ha purtroppo ha fatto perdere un po' di mesi per poter arrivare a come siamo arrivati adesso, a quanto, a detta del sottosegretario Margiotta, hanno siglato questo accordo e quindi dovrebbero partire i lavori. Cioè, qui il problema drammatico è che per una volta che c'erano tutti i finanziamenti e c'erano tutte le autorizzazioni e tutti i permessi, chi ha realizzato l'opera ha pensato bene di caricarsi qualche camionata di ferro per rivendersela diversamente. Di poracci, gli ultimi della costa. Sta di fatto che sul territorio francese e da altre parti abbiamo dovuto lasciare che fossero distrutti intere parzioni perché non si sapeva la tenuta statica di quelle opere. Non c'è una responsabilità di ANAS, non si è resa conto. Infatti adesso quello è un altro discorso, c'è la magistratura che ha messo sotto inchiesta tutta una serie di persone, chi ha sbagliato pagherà. Io vorrei parlarne col senatore Bergesio, noi siamo un po' il paese di queste realtà, ecco, allora... Siamo il paese dei ribassi, degli appalti a ribasso, senza poi renderci conto che a forza di ribassare chiaramente la qualità magari va,
a farsi benedire. Siamo, vabbè, l'attenzione alla corruzione, ma siamo anche quelle dove abbiamo i ponti che cadono, perché magari non sono stati fatti a norma e soprattutto non sono stati controllati, perché quello che poteva capitare se non si controllava con tutte quelle camionate di ferro che andavano via è che ci facessero questo, il tunnel che poi ci cadeva sulla testa. Ecco, ma come mai succedono tutte queste cose? Cosa si può fare, senatore? Noi siamo non solo in mano alla legislazione vigente italiana, ma siamo in mano a una serie di normative europee che ci impongono comunque determinati limiti e percorsi per la trasparenza. Oggi, insomma, fare un appalto è complicato, lo si diceva prima. Io, a mio avviso, non credo che la situazione del Tenda sia così degenerata per quei furti. Io credo che la situazione del Tenda sia degenerata perché la ditta ha preso una serie di appalti a livello nazionale da ANAS, laddove ha fatto dei ribassi che poi non ci stava dentro. E alla fine è stato un gravissimo problema quello. Dall'altra parte, l'Edilmaco, che subentra come seconda, cosa dice? Eh no, però, come ha detto prima il collega, 15 milioni di euro non me li carico io, trattative su trattative, eccetera. Ad oggi deve dare la risposta, ma se la risposta è positiva riparte, e di qui ripartiranno i 3 anni per avere quella benedetta canna che già stravecchia quando verrà realizzata. Perché il problema vero è che il collegamento del Tenda non è più moderno come adesso. Ci vorrebbe un collegamento a doppia canna fatto bene, come con dei percorsi, magari anche riducendo la distanza per arrivare a quell'altezza. C'è una serie di cose che oggi vengono superate perché le strade, come tutto il resto, cambiano. Il ponte che viene fatto oggi a Genova in sostituzione del vecchio Morandi, questo ponte qui ha delle strutture e delle infrastrutture moderne ed efficienti che il vecchio non poteva mai avere. E quello che tu dici sulle strade e sulle autostrade è ancora un altro capitolo, perché lì le autostrade dobbiamo stendiamo un velo pietoso, perché le manutenzioni non sono mai state fatte, o fatte pochissimo, e adesso accadono questi problemi che vediamo. Ecco. E perché, scusa, domanda solo, un quiz. Quelle, le strade dell'ANAS è diversa la situazione rispetto a autostrade? No, perché adesso si è individuato il diavolo nelle autostrade, ma le strade dell'ANAS sono diverse da quelle... La situazione delle strade gestite da ANAS sono diverse dalle autostrade, sono più controllate, siamo più sicuri quando passiamo sul ponte di Cuneo. No, ma abbiamo avuto l'esempio della tangenziale di Fossano, che è stata realizzata non da ANAS ma assolutamente da un'impresa, ed è stata realizzata 25 anni fa. Certo, cioè. Però adesso che c'è da fare questa manutenzione, ANAS ha messo in campo le risorse. Però devo dire che sul sistema autostradale, avendo la possibilità che il governo dà le risorse ad ANAS, sono state stanziate la scorsa legge di bilancio 1 miliardo di euro ad ANAS per fare le manutenzioni sulle strade, quella che recepisce perlomeno i lavori li dovrebbe fare, e dall'altra parte c'è un controllo diretto da parte del Ministero delle Infrastrutture. Perché, come si è detto per il Tenda, il Ministero incide e dà una soluzione e cerca di attuarla. Ma il Ministero ha lo stesso possibilità di controllo sulle autostrade? Sulle autostrade abbiamo visto che sulle concessioni però c'è è stato la un po' di cosa, io sono dell'idea che controllo. Io sono dell'idea che lì ci deve stendere un bello pietoso e ripartire da zero e ricominciare, resettare e ricominciare. Certo. Ecco, chissà quante cose nel nostro paese bisognerebbe resettare e ricominciare. Ma l'autostrada quella ma vogliamo parlare di quell'altra autostrada di cui non si sente più parlare da molto tempo. Abbiamo avuto dei proclami, abbiamo avuto dei momenti veramente di ufficialità in cui sembrava che la cosa fosse addirittura d'arrivo. E questa Cuneo Asti con i suoi bravi 9 chilometri scarsi è ancora lì, ferma. Risposte nessuna. A Roma si dice qualcosa, parlamentari, diteci, perché noi aspettiamo. Non so Federico Borgna che cosa sappia in proposito. Lui sa ma non parla. Io sono uno stalker del ministro delle infrastrutture. E quindi faccio stalker. E peraltro adesso è una donna, quindi fa attenzione, Federico. No, si fa anche volentieri. E quindi no, ministro, faccio volentieri stalking al ministro. So che il tema è molto presidiato, e quello che sto dicendo al ministro è che va bene che sia presidiato, ma noi aspettiamo velocemente una risposta concreta. Quindi, perché io non ho capito cosa vuol dire presidiato. Ecco, la De Micheli ti dice che è presidiato. Cioè stanno lì a guardare questo pezzo che manca? Diciamo che stanno lavorando, poi su questo Mino sicuramente è più aggiornato di me. Stanno lavorando, siamo in attesa di 2 pareri da 2 autorità, da 2 autorità, una è l'autorità garante dei trasporti, l'altra un'altra autorità indipendente.
ottenuti questi pareri, si porta il tutto al CIPE. Questa quindi siamo di nuovo lì in attesa del CIPE, poi di nuovo in Europa, credo che a Milano. Allora, lì la situazione purtroppo è la conseguenza di quel intermezzo che c'è stato a metà dell'anno scorso, quando fu sostanzialmente azzerato l'operazione del Rio e fu comunicata all'Unione Europea l'intenzione di non procedere sull'operazione del Rio e di sottoporre al vaglio dell'Unione Europea. Era il periodo di Toninelli. Esattamente. Quell'intermezzo lì di fatto ha fatto, come dire, azzerare il percorso che aveva ricevuto l'autorizzazione, l'ha fatto ripartire. Poi ricordate tutti la questione delle visite che c'era state del governo qui sul territorio, dove avevano annunciato che andava al CIPE, poi in realtà i pareri dell'ARTE e gli altri pareri previsti non erano positivi, ma ricordate tutti la presa d'atto al posto che l'approvazione su tutti i documenti ufficiali, che di fatto ha bloccato l'iter di quella questione. Il Ministero, dopo l'avvento della Ministra De Micheli, ha ripreso l'iter normativo, ha avviato tutte le procedure per, prima di andare al CIPE, di avere tutti i pareri delle autorità indipendenti dell'ART favorevoli. Mi risulta che, diciamo così, il Ministero dice che al momento non si sbottona, però la sensazione è che non dovrebbero tardare ad arrivare questi pareri, sostanzialmente. Dopodiché andrà al CIPE e poi arriverà. Il passaggio all'Unione Europea non dovrebbe più essere necessario, perché la soluzione trovata compendia sia la precedente soluzione Toninelli, che aveva già avuto il via libera da Bruxelles, sia, diciamo così, è stato rimesso in pista tenendo presente di tutte le osservazioni di congruità finanziaria che aveva rilevato l'ART e l'Unione Europea, per cui dovrebbe essere, come dire, una volta che abbia il parere dell'ART e delle altre autorità indipendenti del Ministero, dovrebbe essere a posto. Ecco, senatore, a me sembra che questa cosa di rimpallare continuamente sembra un gioco al palleggio, e questa torna là e poi torna qua, però non abbiamo ancora la risposta, ma forse avremo poi la risposta, però rimandiamo. Insomma, voi che adesso non siete al governo, no? Che potete vedere magari con una maggiore lucidità la situazione, che cosa ne pensate? Ma io voglio essere obiettivo su questa storia, perché sembra sempre che sia solo ieri o l'altro ieri. Le ultime ruspe era metà 2012, che hanno finito i lavori su questa autostrada. Sono passati 8 anni. 8 anni nei quali credo che la mia forza politica al governo sia stata sino un anno, dal 2018. Ci sono stati 7 anni di tempo per mettere a posto le cose, per chi voleva metterle, di cui governate dallo stesso Del Rio, citato in precedenza, per 5 anni, cioè non per 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, eccetera. Allora io credo che se vogliamo fare le cose e fare gli obiettivi, io sono per farle. E convinto di quello che ha detto prima anche il Presidente Borgna, non è una questione di colore politico, qui è una questione di portare a casa il risultato per il nostro territorio, perché è fondamentale. Noi abbiamo 100 milioni di euro di danni, di costi in più per una provincia che ogni anno versa allo Stato più di quanto riceve, di 1,5 miliardi di euro. Allora, o siamo in grado, la nostra proposta è molto chiara e l'abbiamo già detto tempo fa e lo ripetiamo qui, in questa sede. Occorre che il governo nomini un commissario, ma che sia di sua fiducia, come ha fatto il governo precedente con Bucci a Genova, per le infrastrutture della provincia di Cuneo. Asti-Cuneo, fondamentale. Il Tenda, e poi abbiamo anche i valichi. In più abbiamo le tangenziali. Poi abbiamo le tangenziali, abbiamo Fossano dalla sistemazione finale e quella di De Monte. Perché la nostra provincia, così com'è, non può andare avanti. Perché alla fine abbiamo un pezzo qui, un pezzo lì, un pezzo là. Noi parlamentari che siamo sul territorio, giustamente i sindaci, gli amministratori, i trasportatori si rivolgono a noi, però alla fine o c'è qualcuno che si assume la responsabilità, come sta facendo il sindaco di Genova, io non dico chi deve essere, per me che sia una persona di fiducia, ma che ci sia un commissario che prenda in mano la situazione e la risolve definitivamente, ci dà dei tempi certi. 5 anni, la provincia grande ha tutte le sue infrastrutture, lo votiamo domani. Senza problemi e senza ombra di dubbio, che sia di che colore politico vuole. Federico, si può fare, ecco, si può, ti aiutano aiutano tutti a questo commissario lo possiamo vedere in carne e ossa? Diciamo di sì, io trovo davvero, se l'unica soluzione percorribile è quella del commissario, l'avevo detto quando c'era l'allora sottosegretario Rixi, c'era già stata una proposta del genere. Io dissi, a condizione che sia gratis, sono disponibile a farlo io.
E quindi se serve il commissario va bene, però io scusa, trovo triste, fai già il presidente, sì, appunto, no, no, ma se lo fa un altro è meglio, se lo fa un altro è meglio, però il punto è, io trovo, gratis, incredibile, trovo incredibile che in un paese civile tutte le infrastrutture della nostra provincia siano bloccate e che servono, certo. Cioè vuol dire che c'è un problema di tipo normativo. E allora torna d'attualità quello che diceva prima il senatore Taricco, che forse bisogna fare un tagliando ad una normativa che anziché mandare avanti i lavori, sbloccare i cantieri, perché tanto di sblocca qualcosa l'hanno fatto tutte le parti politiche negli ultimi anni, probabilmente proprio a sbloccare non ci si è riusciti. Ora appunto se mettiamo insieme Tenda, Asti Cuneo, circonvallazioni varie, tangenziali di Fossano e insomma credo che questa è ordinario, caspita, cioè non può essere straordinario, perché la straordinarietà del commissario è logico ed è giusto, che cioè, ti succede una cosa come a Genova, va bene, lì servono poteri straordinari, però qui stiamo parlando di cose programmate da decenni, non da anni, da decenni. Bene, allora siamo arrivati qui, abbiamo parlato di Tenda e di Cuneo Asti, ma c'è tanto di più per la nostra provincia da fare, fra poco, subito dopo la pubblicità.